La LIBU si occupa da 20 anni dei corsi d'acqua beneventani ed ha fatto istituire un'oasi di protezione della fauna lungo 17 km di fiume Calore, a monte e a valle della città di Benevento. Conseguentemente si aspetta che quest'oasi sia inglobata nei parchi fluviali tanto decantati, ma che siano parchi fluviali ecosostenibili. Cioè gli interventi conservino la biodiversità, la grande biodiversità che c'è lungo i fiumi beneventani e quindi anche la fruizione sia una fruizione che dia soddisfazione ai cittadini, ma che nello stesso tempo tuteli le specie acquatiche che popolano i fiumi beneventani. Incontro molto interessante, il candidato sindaco Angelo Moretti ha dato la sua interpretazione di come vede la città del futuro, una città partecipata dal basso, una democrazia partecipata che terrà conto sicuramente di quelli che sono i temi del nostro forum ambientalista. Ho posto al candidato sindaco una domanda sui possibili conflitti tra ambientalisti e una serie di questioni aperte sul verde pubblico, i pini, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua. E mi ha fatto piacere la sua risposta sulla creazione di un assessorato preposto alla risoluzione dei conflitti, quindi non più ambientalisti contro cittadini, ma concertazione e condivisione delle scelte. Siamo alla confluenza del sabato con il calore. Abbiamo invitato qui il candidato a sindaco Angelo Moretti, che è stato con noi un paio d'ore, noi ambientalisti di Benevento, ed ha risposto a tutte le nostre domande, per cui diciamo che facciamo un in bocca al lupo e speriamo bene. Oggi abbiamo scritto una bella pagina di progettazione politica di questa città. L'interesse delle associazioni ambientaliste che hanno voluto incontrarci è un interesse autentico. Vogliono sapere il futuro del nostro ecosistema urbano, del nostro ecosistema fluviale, del nostro ecosistema rurale. E penso che il futuro di Benevento si traccia esattamente nell'interconnessione di questi tre ecosistemi, che poi fanno l'unico ecosistema di Benevento. E quindi noi ripartiamo dall'ascolto di queste associazioni, dalla loro competenza, per una nuova progettazione di città che da troppi anni manca.